pubblico modello di virtù per tutto il popolo d'Israele. Torna loro una fede indefettibile, una santa speranza, una carità sollecita e un'umiltà sincera. Fatti siano forti nel dolore, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione del benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino, nella volontà a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la tua presenza intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santi e voi fratelli, di pregare per me,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Quegli andò, si lavò e tornò chi ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Rendo conto che sono stato vicino
alle operazioni sacerdotali, sette durante il mio cammino, poi subito dopo altre tre per lo centenario, i monaci, le suore. Non dimenticarci che la bella vocazione al ministero familiare è stata segnata da tante belle coppie. In questa città dove ancora alcuni valori esistono. E qualche bella vocazione le fanno. Partiamo tutti da una vocazione comune, il battesimo. Forse il ministero quello che ha affidato è dato nel senso e nessuno che ha servizio il ministero però di tutti i tre questo è bello. Quindi la vocazione è che in questi anni ha educato noi preti ad essere preti parlo di vocazione coniugali, legati, sacerdotali. Credo che nella mia vita, nella vita tanti del pochi che hanno vissuto, io in questa zona, l'esperienza meravigliosa del servizio di amore, possono dire quello che il cardinale Valpini, di venerata e santa memoria, disse del suo predecessore, nel giorno in cui è stato tirato beato, dato da tirare per aria, un vescovo educato da solo. Guardiamo la Russia anche la nostra persona, un vescovo, un prete, un parroco educato da solo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo iniziato questa celebrazione con la contemplazione di un ricordo, quello che sta a venestrare, abbiamo veramente insensato, ho visto il vostro applauso, e certo non lo so come lo sa, e in tutto, lo diamo lo Signore, ringraziamolo sempre. Però ricordo, abbiamo entrato in questa chiesa che nel 67, anno della fede, proclamata da Dante, Papa, Beato, Paolo VI, abbiamo messo la prima pietra. Ricorderete che nella prima volta l'avete parlata e siamo andati avanti. Ma posso dirvi che mentre si andava avanti si ammirava l'opera anche della porta del Sacro Cuore. La Rocchetta, almeno un oggetto, quell'altro. E altre parrocchie che sono state rinnovate sostanzialmente. Ma la cosa che ringraziamo assolutamente. Le nostre comunità, le otto comunità di questa zona sud, da tanto in questi anni, e anche in questi ultimi anni, un bel cammino, un cammino di fede. Fratelli e sorelle delle nostre comunità, non vi dico di essere orgogliosi, no, orgogliosi, esattamente orgogliosi. Cioè, la parrocchia nelle istruzioni è ancora qui, perché in condizione di cardinale Schulz, se la Chiesa non è famiglia, non è mancata. E allora questo figlio di famiglia che ci ha comunale più bianco una nel cammino quotidiano della vostra esistenza anche cristiana soprattutto dice che l'opera vocazionale l'aveva inserito in un cammino di fede in questo vostro cammino di fede i sacerdoti che hanno oggi particolare, i fidanzati che si sposano, se hanno la presenza dell'amore che si rinnova, i laici che si
testimoniano una bella testimonianza di amore che farò. Ma la vocazione, fratelli e sorelle, credo che dobbiamo risaltarla nell'espressione più bella della parola di Dio. Prima di venirmi, un mezzo qualche punto perché la prima della terra inizio, però prima di partire ho bisogno di poi quando la cosa della Bibbia. Cosa mi ha colpito leggendo la prima lettura? Quell'espressione che viene detta al profeta, a Samuele, il Signore che risponde, non guardare il suo aspetto, né all'imposizione della sua statura così forte, cioè il figlio maggiore, perché il Signore non guarda questo, il Signore guarda il cuore, il Signore guarda il cuore. E non può subito venire in mente quella espressione che il Vangelo di Tommaso, di Matteo, proprio del giovane che si avvicina al Signore, non è stato parente, però l'espressione bella comprenda quanto è scritto, sapete, la prima lettura, quando il Signore lo guarda dentro, lo guarda, perché se il Signore non guarda, guarda il cuore, il tuo cielo diresti, lo guardo dentro però. Sguardo e amore del Signore è tutta una cosa. Ma non siete sentiti mai guardate da Lui, ci siamo sentiti mai guardate da Lui. Quando c'è il peccato in noi c'è la paura. Ed è il peccato, sapete. Che Lui c'è la misericordia del perdono. Ma lo sguardo di Dio va oltre i nostri limiti. Ma a volte, tante volte, le nostre stesse considerazioni di noi stessi sono peccatori. Chiamato da Dio questo è importante. Cioè, il peccato deve superarlo. Ma la voglia di Dio è sempre, sempre, sempre un piccolo. E lo superando quindi, che quel giorno Gesù mette nel cuore di perdono e lo ama, e lo sguardo che ha messo nel cuore di noi credi, sapete? Di questo certamente portiamo tutta la ricchezza di quell'incontro, di quella parola, ed è bello questo. In quanto meglio oggi, e questo dovremmo dire solo, non parlo sempre cogliere la bellezza di una contemplazione. Soggiorno dice che oggi tanti sono i mezzi della comunicazione, pochissima la comunicazione. Non ci guardiamo più in faccia, sapete. Lo sguardo, soprattutto nei nostri giorni, manca tante volte per entrare nella vita dell'altro. Con lo sguardo, e così stiamo pensando perché è illuminato dallo Spirito Santo, che è illuminato dallo Spirito Santo. Noi molti, beh, abbiamo avuto altra situazione, non c'è questo mezzo di comunicazione, però il silenzio. Quando vuoi sentire che lui ti parla, che lui ti guarda, che lui ti viene incontro, se la nostra vita è violentata dal tasso, non solo dal tasso del dolore, di tutto il tasso che circonda la nostra vita. La vocazione, fratelli e sorelle, è sentire Dio che ti parla, è sentire Dio. Quando nella tua vita c'è il tasso, c'è tutto e non c'è pensiero. Poi, adesso ancora più forte, sapete. Non è il buddismo, il limite. Per di noi non si dice, ma non si parla più.
terribile. Ti ascolto, non ti sento, ti ascolto. Io ripeto il cuore, prendendo bisogno di tanto silenzio e di tanta luce. Fratelli miei, credo che per ritrovare la bellezza dello sguardo del Signore e dell'attenzione, dovremmo anche rivedere un po' il cammino personale della Bibbia. Prendiamo un bel progetto di la Bibbia di salute, la Bibbia di Sio. Quando il Signore li chiama, presentiamo, non dico le nostre resistenze, ragazzi, attenti, ma presentiamo le nostre forse giuste difficoltà iniziali. Pensieri di odio, poiché sono un uomo dannato in cure, appartengo a un popolo impuro. Pensa al Signore, c'è il Dio. Il Signore arriva con Giacone e comincia. Quando il Signore dice, allora, chi manderò? Chi andrà da e se io ho purificato, non più con la sua presunzione di essere un peccatore, ma di essere un uomo, visitato da Dio, attraverso la presenza del Servino. L'altro gli dice, ma sai, sono giovane, non dire se giovane, ma te lo rimando io. E sto di tre via, e sto di tre vie, uno addirittura dice, sono preso, cioè, preso chi ha la difficoltà di parlare. E il Signore lo coraggio. Andrà anche in mezzo ai sicomori dove c'era l'altro pastore. Ha fatto diventare, Amos, un grosso profeta, Amos addirittura il cantore dell'amore sociale di Dio dell'umanità. Erano consapevoli dei loro limiti, ma non erano giusto per tirarsi indietro. Amici miei, quando siamo consapevoli dei nostri limiti, dobbiamo pensare che siamo grandi perché siamo sempre figli di Dio. Cioè, anche se qualche volta è peccato, soffrire, lo ridiamo a lui, che pace, e quindi la nostra professione. E rimane anche a lui la presenza di Nazareth, sta figliola che prega, riceve la visita, riceve la richiesta, anche lei, non sta qui. Dirà il suo sì convinto, dopo aver chiesto, dove aver domandato spiegazioni a lui, che la vista poi era la posizione dolcissima. Ecco, sono senso di questo. Più facile di me quello che lui chiede. Questa settimana minimo nazionale deve farci a comprendere che ciascuno di noi è chiamato da Dio. Non siamo dei cristiani che ci adattano le cose, viviamo le nostre abitudini anche religiose, ma non viviamo la gioia di incontrarlo. Ebbene, credo che una delle cose belle che anche il Vangelo di stasera c'è da capire che lui incontra, Gesù non giudica, che ha fatto il peccato lui, Gesù incontra, vede l'uomo. E vuole soltanto il suo nome. Non è venuto per giudicare, per salvare. Allora i passi di Dio sono passi verso l'uomo. Lo incontra, non lo giudica. Qualche volta anche noi nella vostra vita dovremmo ritrovare il senso della compassione, incontrare, soprattutto i nostri giorni, non giudicarli, ma incontrarli. Pensando alla vita, a cose difficili, avere bisogno di che cosa? Prendi un peso, ci stanno, e sai incontrare, per incoraggiare, migliorare e andare avanti. Allora quella funzione, vedete, diventa una funzione al servizio. Dobbiamo sentirlo proprio. Rinnoviamo la nostra fedeltà al Signore.
ma le dobbiamo soprattutto alla nostra fiducia. Lui ha fiducia in noi, ma soprattutto è ricco. La solidarietà non è mai venuta meno, ma ha bisogno anche di figli che hanno fiducia in lui e in sé l'abbandono per avere la luce. San Paolo, che ci si dice stasera, si ricordava per la terra. Pellegrini, ciechi no. Pellegrini, che ritorna la luce. Fermate, per non autolusi, no, ora siete luce del Signore. Ecco la nostra funzione, di essere illuminati come un giorno della nostra eternità, che portano luce dove si perde. Cristiani che non dicono, tranquilli dentro le cose che stanno buio, ma cercando di cercare di luce, per guidare, come per guidare, poeta di mezzo, l'ora della notte, luce, 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 e luce sia per il nostro cammino, gente illuminata, che porta la luce, che poi Cristo Signore. Insieme diciamo: Gesù, luce del mondo, ascoltaci. Gesù, luce del mondo, ascoltaci. Signore, dona alla tua luce la Chiesa, perché possa essere un faro per tanta gente, smarrita nella notte dell'ignoranza, della menzogna e della violenza. Preghiamo. Gesù, luce del mondo, ascoltaci. Signore, che ti invita ad essere figli della luce, dona al Papa, ai Vescovi e a tutti i sacerdoti il coraggio di respingere tutto ciò che è oscuro e torbido nel nostro mondo, divenendo luce di riferimento e guide trasparenti e lucenti. Preghiamo. Signore, dona la luce del cuore ai giovani e a tutti coloro che sono alla ricerca di una vocazione, perché sappiano scoprire e vedere la bellezza e la gioia di seguirti. Preghiamo. Signore, dona la luce della fede a coloro che soffrono, perché vedono in te l'unico sostegno e guida della loro vita. Preghiamo. Gesù, luce del mondo, ascoltaci. Signore, luce del mondo, aiuta tutti noi qui presenti a comportarci come figli della luce, coerenti nella fede, autentici nelle scelte e credibili nelle opere. Preghiamo. Gesù, luce del mondo, ascoltaci. Ascolta, Signore Gesù, la nostra preghiera e con la potenza dello Spirito Santo apri il nostro occhio alla tua luce per incontrare il volto del Padre e con te e con lo Spirito Santo viveremo nei secoli dei secoli. Amen.
per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sei con voi. E con il tuo Spirito. Lo spezzò e gli disse:
diciamo Padre, il rendimento di grazie su questo sacrificio mio e santo. Guardo con amore e riconosco la presenza della tua Chiesa, la vita immemorata per la nostra redenzione. E noi ci usiamo del corpo e sangue del tuo Figlio, tocca la bellezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con tutti i santi apostoli, gloriosi martiri, San Gaetano Catanoso, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Salvatore che presiede questa celebrazione eucaristica, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa parola che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli con quei dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni a tutto ogni bene. Per Cristo, con Cristo, e di Cristo, a te Dio Madre onnipotente, e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
presentati alla cena del Signore. Ecco la Dio di Dio costosi per tante del mondo. Yeah.
Adesso mi permettete con una parola anche io, prima di tutto di ringraziamento, Sua Eccellenza che è dovuto venire bene a noi, in questo momento così importante per la nostra comunità parrocchiale, dove una chiesa si rinnova non solo esteriormente, Eccellenza, ma anche interiormente, una chiesa che cresce nella corresponsabilità, che cresce, le assicuro, come famiglia. E questo è molto bello che vediamo questa crescita, ma che cresce anche nella bellezza. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij già nell'Ottocento. Noi abbiamo celebrato la trasfigurazione due domenica scorsa, oggi il Cristo che dona la luce, la vista a quel cielo, perché abbiamo bisogno di luce, la risurrezione è luce e Cristo si trasfigura dinanzi ai nostri occhi anche dove c'è bellezza. Ecco perché questa comunità vuole crescere anche in bellezza. 1967 la prima pietra, sono 50 anni in Eccellenza. E ormai molte cose diventavano fatiscenti. 10 anni del mio servizio, posso dire che l'ho fatta curando una cosa, ancora l'altra, costruendo quest'altra, costruendo questo, cercando di tamponare quest'altro. E abbiamo, gli ultimi 5 mesi sono stati tutti mesi di lavoro intenso per intermeabilizzare la chiesa, le opere parrocchiali, la canonica, l'abitazione delle suore, ricostruire il cadente oratorio. E devo ringraziare la ditta Cattuso per la molta pazienza, per tutti incontri, alla fine mi ha detto ma perché non restauriamo pure la facciata, non la facciamo più bene, certo, abbiamo ristrutturato tutto esternamente. Poi anche internamente nella chiesa. E alla fine questo mosaico che io già avevo chiesto al carissimo Giampiero Arabia, che era stato mio allievo al seminario di Catanzaro, ancora mi faceva il primario di teologia, io insegnavo anche sacra allora. E a conclusione dell'anno statuti di Bardanesi, di Abide, sulle loro manocchie, questo c'era di più bello nelle chiese. E lui mi fece un servizio bellissimo, una tesi molto bella, sui lavori di scultura lignea a Rogliano, io venivo da Rogliano, tanto che mi incuriosì che io insegnetti, quello che veniva a vedere questi lavori, e andai a vedere questi lavori. Poi gli disse, tu segui la tua via sacerdozio, però segui anche la via dell'arte sacra. Disse proprio così. E lui seguì anche questa via, divenne architetto, studiò mosaico, ne ha fatto tantissimi, a seminario, ormai sono, penso, 15 anni anche del bel lavoro in tutta la cappella del seminario, resa veramente splendente, e poi è venuto anche qui con tanta pazienza a darci questo bel mosaico. L'abbiamo studiato insieme, Eccellenza, e io non potevo dimenticare che questa parrocchia aveva dato tanti sacerdoti, la Madonna del Soccorso a pietà della sua chiesa, il soccorso. E alla sua destra ho voluto mettere le anime consacrate. Siamo nell'anno della vocazione, di particolare consacrazione. Alla destra di Maria
che tiene in braccio il suo figliolo, la Vergine del Divino Soccorso, perché ci soccorre il suo figlio. E non ci sono più vocazioni di particolare conservazione. E poi tutti quelli che a lei ricorrono, i malati, i sofferenti, i poveri. E poi siamo a Reggio Calabria, e dal porto nostro arrivano tante persone, tanti rifugiati, tanti profughi. E ho voluto mettere pure questo segno che mi sembrava importante per la nostra Italia, per la nostra terra, che dà asilo a queste persone, che la Madonna soccorre e protegge tutti. E poi la preghiera, quella preghiera che in un momento particolare della nostra comunità l'hanno composto, che noi ogni sera, insieme con molta fede, organizziamo la gente lo sa a memoria, però chi non la ricorda, guarda lì nel mosaico, una cosa un po' strana che in un mosaico si metta pure una didascalia. Ecco, però ci sta bene, lo stesso Don Giampiero l'ha detto. Mi è suggerito due cose anche bene, questa preghiera da mettere e la figura di San Francesco da Paola, il protettore della nostra Calabria, grande soccorritore degli emarginati, grande devoto sicuramente della Madonna del Soccorso. Io devo ringraziare tutti voi presenti, in maniera particolare i miei confratelli sacerdoti, quelli di questa zona pastorale che abbiamo concluso in questa chiesa, l'hanno voluto loro stessi che concludessimo qui questa bellissima settimana vocazionale. E il mio grazie in particolare va al nostro rettore del seminario, al signor Santoro, ai seminaristi, al ricercatore che tante volte è venuto qui, Don Francesco, l'ho chiamato per fare un giro ai cresimandi, è venuto tante altre volte l'anno scorso insieme ai seminaristi per la settimana vocazionale, di animazione vocazionale qui in parrocchia. E noi siamo sempre in attesa, caro consiglio rettore, che qualche seminarista ce lo mandi qui in parrocchia, so che andate a fare apostolato in tante parrocchie, ma qui abbiamo ormai la tradizione delle vocazioni, non si sono perse, e assicuro che ci sono in luce tante vocazioni che vanno fiorendo, sia maschile sia femminile. Il Signore benedice questa comunità. Grazie confratelli, perché ci vogliamo bene in questa vicaria. Grazie al vicario che ci unisce, Don Catanese, ci unisce tutti, ci fa stare bene insieme. E questa è una cosa molto bella, perché diamo un grande esempio a tutti i nostri fedeli. Un grazie anche per la pazienza che avete avuto tutti, ecco, di assistere a questa celebrazione un po' lunga, ma anche bella. Grazie. Non c'era l'ora di come funziona.
valle c'è Piotr, Corso, Stabile, San Giorgio, Fiorentino, Modena. Io riparto subito per Cosenza, nella Reggio contemporanea, Reggio Calabria,